Dono col sorriso ai telespettatori, ci sono i tre compari a farmi divertire, il ballo è salutare, la vita fa lunga, la musica nel cuore porta felicità, ballate in allegria, ci sono i tre compari, che tanta simpatia sapranno svizionare, ballate in allegria, ci sono i tre compari, che tanta simpatia sapranno svizionare, con chiacchiere e caffè, buongiorno anche a te. Hey, una buona giornata a tutti voi amici telespettatori sintonizzati in diretta su Telenostra e Prima TV direttamente dal Castello Magico di Piazza Libertà. Buon 2020 a tutti quanti voi, adesso però è l'ora di svegliarci perché è tardissimo, quindi signori condomini di Piazza Libertà, scendete, venite giù a divertirvi con noi perché noi vi portiamo la musica, vi portiamo il cuore, vi portiamo le notizie, vi portiamo anche l'ora a casa in diretta. Che ora è? Metti sono le 7 e 17 minuti. 7 e 17 minuti, siamo d'accordo? 7 e 16. 7 e 16, insomma, è un po' diversificato l'orario. Caro 7 e 17. 7 e 17. Bourbon. Buongiorno. Che ora è? Faccio vedere subito, però questo qui è preciso. Sì, facciamo subito, subito. Caccia l'ora. 7 e 17. 7 e 17, grande compare poeta. 7 e 18. 7.18, 7.17, 7.19, Morons, che ora è ufficialmente? Ufficialmente sono le 7.20, proprio ufficiale. 7.20 addirittura, è volato via il tempo, abbiamo già finito la trasmissione. Che ora è? 7.20. 7.18 sbalorditi per il look di Mr. Morons. Eh sì, molto americano. Il nostro Don Antonio, il mio migliore amico. Vabbè, l'amico numero uno di Mr. Morons. Ringraziamo Gianluca Cavaliere dietro la telecamera questa mattina che ci sopporterà fino alle 8 circa, e Alfonso Tarantino, il nostro regista in regia, che seguirà le nostre consuete acrobazie mattutine. Ovviamente daremo tra pochissimo anche le previsioni del tempo, il meteo con Meteo Pep, perché tutti vogliono sapere la Befana nella calza cosa ci porterà. Farà freddo? Sì, nevicherà? Nella calza, pioverà? Nevicherò, pioverò, porterà freddo in testa. Farà di tutto e di più, sì, insomma. Da Nord Europa. Ne parliamo dopo. Un po' di suspense, un po' di suspense. Sì, sì, sì. Cesare crede ancora alla Befana, Cesare, il nostro romanticone della trasmissione. Speriamo che non piova la Befana, sì. Perché siamo qui in piazza comunque. Ma a lei cosa porterà la Befana? Ma mi auguro che non porti carbone. E quindi? Ma qualche caramella, un po' di cioccolata, dai. Augusto, come stai? Tutto bene? Bene, tutto. Come hai trascorso questo fine d'anno? Beh, questo ti sei divertito? Anno, sì, sei andato a suonare con la chitarra? Sono stato in famiglia con i figli e con i nipoti. Cosa ti sei mangiato di buono? Perché a fine d'anno eravamo in San Silvestro, il cenone. Si esagera un po'. Il classico cenone di Capodanno, a base di pesce, ovviamente. Augusto, tu credi ancora alla Befana, vero? Che l'aspetti, che arriva dal tetto. Bisogna dal credere, bisogna cosa credere. Cosa ti porterà avere di l'illusione buono, la Befana? La magia della Befana. Carminuccio pure, l'idraulico più famoso del mondo, pensate, anche quello più ricco del mondo, non so quanto becca a ogni rubinetto che mette a posto. Vabbè, scherziamo ovviamente, grande idraulico, grande esperienza. Non becco niente. Come perché hai trascorso questa fine d'anno? Bene, ringraziando il Signore, bene. Sì. Michel Bourbon, alla grande come sempre. Io e Aurelia abbiamo mangiato baccalà norvegese con la mortadella. Bello, questa è una ricetta spettacolare, ci dobbiamo far dare gli ingredienti al più presto. Caro Aurelio, baccalà quindi con la mortadella. Certamente, ma è stato un capodanno eccezionale perché siamo stati con i souvenir al Boschetto. E vi siete divertiti? Moltissimo. Bene, una fine d'anno spettacolare per i nostri tre compari. Credo che sia stato anche un 2020 che inizia con il rosso e il nero del nostro caro Barone Rosso. Io per augurio ho mangiato mezzo chilo di lenticchie. Insomma, hanno mangiato tutti. Morons, lei ha io,
mangiato? Io ho mangiato tutto, sì, perché struvoli e dolci molto in abbondanza, spumante, spumantino. Ha fatto di tutto? Di tutto. Un mix incredibile. Un mix di tutto, non ho rinunciato a niente. Ma è vero che poi le hanno chiesto di cantare una canzone? Lei stava in una piazza dove l'hanno riconosciuta, le hanno fatto cantare una canzone. Sì, mi hanno fatto cantare. Che canzone? Sempre la solita campagnola. Allora avviciniamoci un attimo. Sempre la solita campagnola. Perché ci hanno richiesto almeno un accenno della campagnola in versione Morrons. Come no? Sì, allora la vogliamo interpretare. Come no? Ma com'è bella la campagnola, che belli cocce, che te la campagnola, ha fatto amore con che belli cocce. Va bene così, siamo in una fascia protetta, ringraziamo Morrons, sempre il numero uno. Andiamo a vedere i nostri amici che sono aumentati, il nostro Antonio, il lottologo. Buongiorno e buon anno a tutti. Ecco, vogliamo far vedere questi numeri? Allora. Che anno è stato questo intanto? Un anno che ha dato i numeri? È stato un po' sfortunato per l'amico del lotto. Però, logicamente, il 22 non vuole ancora uscire. E facciamolo vedere. No, però questo è un terno. Terno e quaterno. Sì. Non cambiamo numero, perché quando si cambia numero, si presenta. Ai, tiratina d'orecchio. Si presenta il 22 che fa il matto a Palermo. Mi raccomando. Ma da quant'è che non esce il 22? Sono 150 estrazione, è quasi un anno. E non è. E se esce che succede? Che ce ne andiamo tutti quanti. In un'isola, un'isola felice per tutti quanti. Ma lei crede ancora alla calza, perché lei insomma ce l'ha questa faccia da bambino. Te l'ho detto quell'altra volta, ho detto mi lotto, sono appassionato. No, ma dico la calza, la Befana, lei ci crede ancora? E può portare magari, che ne so, qualche numero buono. Può essere anche, tutto può essere nella vita. Se non risichi, non rosichi. Questa è bella, questa ce la se non metti una mano alla tasca non vinci. Va bene, anche questa è molto interessante, sì, come massima. Io dalla sì. Befana voglio un regalo. Quale? E Gianluca sa qual è il regalo. Vado a chiedere a Gianluca direttamente, che sta dietro la telecamera, un attimo solo, si sentirà solo la voce di Gianluca, perché tra l'altro qualcuno ci dice sempre, ma i cameraman, oltre a essere bravi e straordinari a fare le riprese, parlano, come no? Sentite Gianluca adesso che ci interpreta, ci annuncia, rivela il desiderio di Cesare Ventre dalla Befana. Gianluca, qual è? Che l'Inter vince lunedì. Ah, che l'Inter vince lunedì contro il Napoli. Non lo so perché non sono un esperto di calcio, però andiamo a vedere adesso la prima pagina del Quotidiano del Sud, che apre con la vicenda, la vertenza del mercato. Il sindaco Festa chiude il mercato. Vediamo bene il titolo di apertura. Ci sono le proteste da parte dei commercianti, degli ambulanti in città. Intanto oggi scatta il giorno dei saldi, pugno duro contro alcuni ambulanti morosi. Andiamo a vedere, di evidenziare altri titoli riportati in prima pagina dal Quotidiano del Sud. Vediamo, abbiamo la cronaca in alto in primo piano, Adriano Irpino, ieri la tragedia, un'anziana è morta carbonizzata, un'anziana di 91 anni che è stata poi recuperata dai vigili del fuoco, purtroppo senza vita. Andiamo a vedere ancora più giù, sempre la cronaca, Avellino, parto tragico, uno dei gemellini non ce la fa. Prato la Serra, giudice, 1 milione al fine ambiente. Questi alcuni dei titoli riportati in prima pagina dal Quotidiano del Sud. Insomma, fa freschetto, metopep, però riusciamo a resistere questa mattina. Lei si è imbacuccato per bene, sì, con sì, lo sciampone. Per bene, cordo. Però questo è un vento che viene ancora da sud, perché poi ruoteranno da nord e portava un po' di freddo. Ah, quindi dobbiamo fare attenzione, sì, a come dobbiamo fare attenzione, mattina, sì, eh? Sì. Perché le temperature diminuiscono, arrivano fino a 3 gradi. Dobbiamo coprirci un po', sempre in diretta su tre nostre prima TV, in sintonia con la nostra trasmissione del mattino, con Chiacchiere e Caffè. Vedete quanti stupendi ospiti ci sono stamane ai piedi del Castello Magico di Piazza Libertà. Dovremmo accontentare una richiesta della scorsa puntata, sì. Se non sbaglio, vogliamo facciamo adesso esibirci diversamente. Facciamo prima i tre compari e dopo accontentiamo i tre compari. Questa è la sigla, la colonna sonora che accompagna le tournée dei tre compari. Allora i tre compari, ci siamo tutti quanti insieme, riscaldiamo i motori con i tre Come compari. Come no? Riscaldiamo i motori perché fa freddino questa mattina. Vai! Noi siamo tre compari alle avventure, viviamo noi di musica e canzoni, andiamo negli ospizi tra la gente,
con qualche sogno che nel cielo brillerà. Noi siamo tre compari animatori che suonano e cantano canzoni. Viviamo di una gran filosofia, vendiamo l'allegria e quantità. Ci basta la salute per campare. Noi siamo tre compari simpatia, portiamo l'armonia a tanta gente. Noi forse siamo favola infinita, perché viviamo godendoci la vita. La nostra musica, tanta allegria, questa è la vera nostra terapia. Noi siamo tre compari animatori che suonano e cantano canzoni. Viviamo di una gran filosofia. Facci sognare. L'allegria in quantità. Ci passa la salute per campà. 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 Su questo siamo d'accordo. Oh, è una trasmissione che si chiama Chiacchiere e Caffè, di chiacchiere a volontà, ma il caffè dov'è? Oh, ma ci pensa Luca, grazie, grazie Luca, Luca, ringraziamo Luca e lo staff del bar. Mai senza caffè? Mai senza caffè, mai senza caffè, quindi Luca ci ha pensato stamattina, ci ha visto in TV sotto il castello, ha detto questi hanno bisogno di restare svegli almeno per un'altra mezz'ora. Il nome senza caffè è di nome, di arte e di tutto, perché è arrivato una cosa bellissima. Vedi che pubblicità di Pamorons, allora qua c'è il, c'è il caffè, fai tu, distribuisci tu. Mai senza caffè. Mai senza caffè. Morons, distribuisci il caffè. Grazie Luca. Prego, intanto niente. Stiamo chiedendo a tutti, ma credi alla Befana? No. Dai Luca, no. No. No, pensavo, no, capito? C'è il Befana. Comunque, come è andato? Come fine anno, come è andato? Bene, bene, normale, tutto bene. Bene, come va il Mai Senza Caffè alla grande, come sempre? Come sempre, sì. Grazie Luca, tra pochissimo sosseggeremo il caffè. Oh, ma guarda chi arriva, abbiamo una bella sorpresona questa mattina. Ma che bello, ci sembra una pagina fiabesca per noi, i viandanti di Montevergine. Eccoli qua, la accogliamo con un grande applauso, i nostri amici viandanti. Ma come siete belli! Grazie! Sembra di sognare, sembra di sognare. Sì, eccoci qua. Complimenti, complimenti per i costumi, complimenti per tutto. E grazie per la sorpresa, perché alzarsi presto di mattina non è mai troppo facile. Noi ci siamo abituati un po', perché il lavoro che facciamo siamo abituati. Che lavoro fate? Facciamo giardinaggio e coltiviamo la terra. Ah, bene, bene. Quindi state a contatto con la natura. Ilaria, ci vuoi spiegare, intanto ci vuoi presentare tutti questi amici, ce li vuoi presentare? No, certo. Allora, noi siamo i viandanti di Montevergine. I viandanti di Montevergine, sì. È il nostro nome, è importante che lo dico. Poi i nostri nomi, oltre ai nostri nomi, noi abbiamo anche dei nomi d'arte. Diciamo. Sì, sì. Esempio, io sono Ilaria, ma io mi chiamo Sichel Gaita. Sichel Gaita. Sì, esatto. Come principessa Longobarda. Come la principessa, ma lei è bella come la principessa. Però pronipote, cioè nel senso che non è che poi... Guardate Ilaria com'è bella, è davvero la principessa. Per noi e per tutti voi. E poi questo ognuno si presenta, dai, lui è un personaggio. Messer Russo, perché ho i capelli rossi e mi chiamo Russo. Messer Russo, ma che bello avervi questa mattina ospiti nella nostra trasmissione. Lei dove vive? Tra i boschi? Capria. No, dico... Nei boschi di Capria. Nei boschi, ogni tanto raccoglie qualche funghetto. Sì, qualcosa. Sì, qualcosa, sì. Bello. Bacche. Andiamo per bacche la prima per nutrirsi, le bacche. Ecco qua, il giovane ragazzo che è venuto già stamattina, a dire la verità, all'alba, è stato il primo a venire da Montevergine. Come ti chiami? Ser Tristano. All'anagrafe fai invece Fabio, se non sbaglio. Sì, esatto. Tristano, tu cosa fai di bello? Io sono un semplice impiegato, lavoro in una società di energia elettrica. Vabbè, però insomma hai questa passione, sì. Ti diverti, ma qua abbiamo un'altra principessa, come si chiama lei? Madame Beatrice. Di dov'è lei? Albania. Come ti trovi con questi personaggi, con questa bella compagnia in costume? Come ti trovi? Benissimo, bene? Sì? Oh, ma guarda qua, affascinante, più di Sean Connery, possiamo grazie, dire. Come grazie, si chiama? Grazie.
Io mi chiamo Ser Tancredi d'Altavilla. Ser Tancredi, Ser Tancredi, guarda che bel costume anche Ser Tancredi. Abbiamo un'altra principessa. Le donne questa mattina sono un cameo davvero speciale. Abbiamo tutte principesse questa mattina. Come si chiama lei? Allora, in arte Madame Gemma, se no sono Cristina. Ah, Cristina, di dove? Di Ospedaletto. E lei cosa fa come Madame Gemma? Come Madame, cosa fa nel gruppo? Nel gruppo? Cerchiamo di regalare sorrisi e gioia a tutti ciò che ci guardano e ci vedono. Bene, intanto abbiamo fatto una prima presentazione dei nostri amici, dei viandanti di Montevergine. Ilaria, ci vuoi spiegare questo progetto, questo viaggio davvero affascinante? Come che no, voi volentieri. Avete iniziato da qualche tempo, sì. Noi abbiamo iniziato, beh, siamo amici prima di tutto, e da là ci siamo detti: ma perché non facciamo qualcosa che ci faccia sognare, che ci faccia un po' sognare noi ma anche gli altri? Perché sognare o cercare la bellezza in realtà è una cosa che ci mantiene, sognare. Non ci fa sopravvivere, ma ci fa vivere. E questa l'abbiamo pensato di fare qualcosa di magico che ci catapultava in un mondo un po' magico. Voi siete tornati indietro da un po' di tempo. Siamo tornati al Medioevo e abbiamo detto: vabbè, iniziamo in un'epoca un po' magica, no? Dove il fantastico e il quotidiano si mescolavano insieme un po' magicamente, e abbiamo iniziato a studiare insieme costumi, atteggiamenti, ricostruzione di danze, chiaramente grazie all'aiuto anche di studiosi, insomma, così, testi antichi, e ci siamo, insomma, siamo entrati in questo cammino però un po' come pellegrini, per questo come viandanti, perché ci sentiamo tutti un po' dei cristiani in cammino, per cui abbiamo detto: ma perché un cristiano non può fare un percorso danzando? Cioè, perché non possiamo mantenere dei valori cristiani danzando? No. Ecco Ilaria, no, è bello anche il tuo entusiasmo, perché tra l'altro ti conosco da un po' di anni, quello che mi colpisce di te è sempre questa vena creativa, questo entusiasmo, questa voglia di sfide che tu hai, questa forse è anche una delle più belle e suggestive della tua carriera, perché Ilaria di Gaeta ha un percorso artistico davvero straordinario, non ti fermi Grazie. Mai. No, se come no, noi, ci mettiamo esatto, sempre alla se prova. No, madonna mia, ma se no la vita sarebbe una cosa troppo limitata. No? Ovviamente voi cosa fate? Fate, regalate, donate anche degli spettacoli molto belli con le danze. Danze, esatto, danze, performance, ma in particolari, diciamo, coreografiche, coreutiche, e rinascimentali e medievali. Quindi dopo ci potete regalare qualcosa? Certo, penso che siamo tutti d'accordo. Un assaggio del vostro mondo, del Medioevo. Per gustare il vostro Ecco, però una domanda a voi la devo fare, perché tra l'altro io sto qua anche come cronista d'assalto, la domanda è molto innocente, viene la Befana, lei ovviamente crede alla Befana, no? Mi dica di sì, non sfatiamo l'incanto. Cerchiamo di non perdere questa tradizione. Ilaria, la Befana, l'Epifania che arriva tra i bambini devono sognare, vedi? Ma dobbiamo sognare, se non sogniamo è finito tutto, bravo. Ci cadiamo troppo sulla meschinità della vita. No, certo che esiste la Befana, Babbo Natale e tutti gli elfi che ci sono attorno. Sì, a iniziare da lui. Vabbè, Fabio crede alla Befana, ha scritto anche una letterina alla Befana. Sì, cosa vuoi, Fabio? Ma tante cioccolate. Tante cioccolate, una volta ti accontenteremo. Madame, la Befana, la vecchina che arriva io. Con la scopa, i dolci. Sean Connery allora sicuramente chiederà qualcosa di più. No, io quando ero ragazzo, Babbo Natale non esistiva con i ragazzi, facevo solo la Befana. E aspettavamo di notte, si andava la calza a volte piena di carbone e cenere, qualche caramelluccio perché non c'avevano i soldi i nostri genitori, e un po' di frutta a volte davano, qualche arancia e qualche mandarina. Sì, arancia, mandarina, un po' di frutta secca. Questa principessa invece cosa desidera dalla Befana? Dalla Befana. Intanto ci crede alla Befana, la vecchina che vola sui tetti. Sì. Poi un po' di luce a tutti, questo aspetto dalla Befana. Noi chiediamo solo una buona salute. Un paio di scarpe, una buona salute. Un paio di scarpe e una buona salute, questo è un ottimo messaggio di speranza. Intanto queste miss, questi costumi, Ilaria, abbiamo creati voi? Sì, abbiamo in realtà scelto però un abbigliamento che fosse non solo aderente al Medioevo, in realtà c'è qualcosa di Medioevo fantasy all'interno. Quindi, sì, un po' di fantasy. Esatto, proprio per mantenere questo aspetto sognante che ricerchiamo insieme. Bene, tra l'altro sono curati nei particolari, perché vediamo anche la borraccia qua, Sì.
vediamo anche il corno, vediamo anche le scarpe con i sonagli. Se sì. ti perdi sappiamo dove sì. andare a pescare. Così, perché io nei sono boschi, un ragazzo che cammina sempre, così i ragazzi mi sentono e mi vengono nei boschi. Noi abbiamo i tre compari e gli altri amici che vi volevo presentare, non so se li volete portare in viaggio con voi. Portiamo chiunque abbia voglia di camminare e di essere pellegrino. C'è anche Meteo Peppe, insomma ci sono Buongiorno. Tutti gli amici che vorrebbero seguirvi in questo spettacolare viaggio del Medioevo. Mentre voi vi preparate, ovviamente restate con noi, perché facciamo ascoltare una bella canzone. Noi, certo. come te che ami le sfide, noi siamo in piazza per rallegrare le persone, per entrare nelle famiglie, nelle case, tutti quelli che si svegliano la mattina, Bellissimo. Aprono gli occhi, si sintonizzano su Tele Nostra e Prima TV e trovano noi. Bellissimo. Anche un po' folli. Ci vuole. Però siamo quelli che vi portano l'allegria, questo che tu bello. Sai, è la magia. È una delle cose esatto, più magiche che abbiamo. E allora vi facciamo ascoltare una bella canzone Tre Compari. Se volete iniziare ad allenarvi, a noi ci fa estremamente piacere. Cosa vogliamo ascoltare? Che volete? Prima amore. No, prima amore, prima amore, va bene. Visto che abbiamo tutti questi amici a loro, sì. Siccome dobbiamo fare quella dedica di sabato Carmelo. Allora, Carmela, per la signora Anna di Viale Italia, che ci ha richiesto nella puntata scorsa, Carmela. Ecco qua, l'esibizione dei tre compari, dopo ci vediamo insieme. Vai. Carmela,
applausi questa mattina, l'esibizione e l'interpretazione dei nostri compari per Anna che ci ha chiamato da Via Italia. La dovevamo accontentare l'altra volta, l'abbiamo accontentata stamane con l'anno nuovo, nel buon segno del 2020. Abbiamo i viandanti, eccoli qua, li abbiamo presentati prima. Ci fa piacere davvero di nuovo farvi qualche domanda, principessa, se possibile. Tra l'altro, certo, lo sa anche noi, siamo viandanti del mattino. Ci faccio tornare indietro nel tempo. Sì, adesso c'è il corteo, ci volete, sì, deliziare con un vostro corteo? Entreremo nel banchetto mattutino con un'alemanda, che era proprio la danza che nel 400 veniva utilizzata per entrare nei banchetti festosi. Bene, entrate così con la musica? Esatto. Va possiamo? Sì, 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 oh, sì. Ecco qua, vediamo quello che succede. Intanto lei si è preparato, tutto, sì, bene, sì, tutto a posto? Abbastanza. Adesso ci godiamo questo spettacolo con i viandanti. Grazie. Facciamo un applauso, davvero. Grazie. Speciale, tra l'altro. Grazie. Di mattina, un risveglio davvero fantastico, fiabesco, con i viandanti Montevergine. L'avete assoldato già? Tra di noi, sì, 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 subito. Bene. Lui è Morons, il nostro folletto. Che bello, fa parte allora sicuramente della nostra, bene, compagnia. Ci fa piacere, tra l'altro ci hanno chiamato Ilaria, ci hanno detto: ma stiamo sognando o davvero alle 7.45 ci avete riportato nel Medioevo? Un grande complimento noi, per voi. Grazie, veramente. Noi siamo i primi a sognare insieme agli altri. Un quadro davvero speciale, ha visto Morons? Benissimo. Gente veramente sensiva di tutto, carina e affettuosa, già si vede di una... Hai visto che recensione? Bellissima! Sì, andiamo pure dall'altra parte per salutare gli amici. Complimenti, davvero complimenti. Grazie, incantevole, grazie, grazie, il vostro spettacolo, il vostro ballo. Lasciamo un po' sognare questo. Sì, sì, ma in tanti ci hanno già chiamato e qualcuno ha aperto gli occhi con voi questa mattina, perché ancora presto, sono le 7.45, ci ha detto: ma son desto sogno? No, no, no. Sono tornato in Medioevo. Siamo tornati quasi 1.000 anni indietro. Siamo all'inizio Medioevo, nel 1200. Ci siamo ringiovaniti tutti. Restate con Facci noi, sognare. Perché abbiamo ancora qualche momento da condividere. Lei che è amante degli scenari del passato, le piacciono questi viandanti? Sì, 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 di Montevergine? Sì, sì, sì. Poi vedo che sono curati nei minimi particolari e questo è importante.
Guardate qua la pagina del Mattino, lo speciale dedicato a Pino Daniele, a 5 anni dalla scomparsa. Daniele è sempre più presente con le sue canzoni, mentre si pensa a un film o una fiction, è la nuova icona napoletana. Ci sono recensioni su Pino Daniele, facciamo vedere questa pagina che ricorda l'uomo in blues, un rinnovatore venuto dal cuore della tradizione. Questa è la recensione di Arbore, la vita testa in giù, abbiamo tutti un blues da piangere, questa è la recensione e la descrizione di Stefano Bollani, mentre c'è Meteo Pep sull'ala sinistra, pronto a sfidare tutti con la prima pagina del Mattino di Avellino. Festa e sindaco sospende il mercato, questa è l'apertura del Mattino. Andiamo in alto, pediatria piena al Moscati, bimbi sulle barelle, il picco influenzale fa aumentare gli accessi, ma sono tutti in stanza. La tragedia di Ariano Irpino, muore carbonizzata mentre cucina, è successo ieri nel primo pomeriggio, dove hanno ritrovato il cadavere di questa 91enne in casa. Andiamo a vedere anche sul lavoro, il dramma della FIB Sud, sit-in degli operai ieri ad Avellino davanti alla prefettura. Non sappiamo a chi rivolgerci, questo il grido di dolore, l'allarme lanciato dagli operai della FIB Sud. Ci sono ancora tante iniziative di Natale, perché deve venire la Befana, ma non si spegne l'eco del Natale. Vorrei chiamare, perché noi abbiamo tanti ospiti, tanti amici, avete visto i tre compari, Morons, Meteo Pep, Antonio con i numeri, però abbiamo anche Ciro, che è un volontario dell'ASPI che ci deve presentare adesso, in questi minuti che restano della nostra trasmissione, anche questa bella iniziativa che ci sarà nel pomeriggio, se non sbaglio, a Borgo Ferrovia. Esatto, vero, Ciro? Buongiorno a tutti, vorrei pubblicizzare l'iniziativa di oggi pomeriggio alle 16 alla stazione di Borgo Ferrovia, dove noi volontari dell'ASPI metteremo in atto questa iniziativa, si chiama il treno di Natale. Partiremo da Prato alla Serra, arriveremo alla ferrovia e scendendo ci saranno alcuni di noi e più Babbo Natale e altri animatori che regaleranno i dolci ai bambini. Bello, e quindi Babbo Natale, ci sta pure la Befana, lo aspettate, perché arriva poi l'aspettiamo. Tu credi ancora alla Befana, Ciro? Certo. Cosa ti aspetti dalla nonnina, dalla Befana? Molto carbone. Molto, hai fatto il cattivello, eh? Esatto. Tu sei anche un musicista, so che sei un percussionista, mi hanno detto. Sì, sono la batteria e faccio lezioni di musica qui ad Avellino, a Montoro e sono con diversi gruppi nella provincia di Avellino. Tu hai detto che fai parte, sei un volontario dell'ASPI. Vogliamo spiegare l'ASPI che cos'è ai nostri amici del spettatori? È l'Associazione Nazionale San Paolo Italia, che quest'anno ci ha dato l'occasione di partecipare al Servizio Civile Italiano, e noi e altri 11 volontari abbiamo effettuato questo percorso di sociale e personale che sta per concludersi adesso. Come mai questa iniziativa Borgo Ferrovia? Vabbè che ultimamente soprattutto state animando il quartiere con tante belle iniziative. Noi quest'anno abbiamo effettuato due progetti, uno con i giovani, con i bambini, dove partecipo anche io, un altro con gli anziani, e questo qua sarà per animare un po' i bambini, portare dei dolci prima di concludere il nostro progetto a fine gennaio. Resta con noi Ciro, l'ottologo, vieni. No, perché non so se nel Medioevo si giocavano i numeri, perché noi non ci facciamo mancare nulla, nemmeno diamo i numeri la mattina e ovviamente l'otto non esisteva, ma i numeri magici certo che esistevano, voglio dire. Il nostro caro amico del Folletto dei Boschi, lei vuole giocare qualche numero per vincere? Qualche numero, diciamo di sì. Magari per acquistare qualche altro bosco, ecco, quali sono i numeri che lei suggerisce, Antonio? Faccio vedere. Allora, li riporti nel Medioevo questi, Sono 150 estrazioni, ne esce questo benedetto 22, gli irpini stanno spendendo solo soldi. Questo è il terno 8, 22, 90, 8, 14, 22, 90, la prima quaterna, la seconda quaterna che più ci azzecca, 8, 22, 23, 90, non lasciate il 22, quando si lascia, si presentano. Quindi va bene. Vogliamo andare dall'altra parte, perché li vedo interessati, soprattutto lui che è interessato, il nostro amico nel Medioevo. Tommaso nel nome. Nel Medioevo, Tommaso. Ma quella la vita è tutto un numero. Vedi, questa è bella. L'unica cosa, non avevi paura del 90. Il 90 fa la paura. Fa la paura, quello lo devi evitare. No, perché quello... se hai paura non fai un niente. Non 90, si fa nulla. Il 90 è base, quando si gioca all'8 si deve avere un numero base. Io ho il 90. Quando esce il 90 sulle ruote si vince. Vabbè, speriamo di fare una bella Befana. Io ho il 27. Una bella Befana ricca, una ricca Befana per tutti, una ricca Befana per tutti, principessa, vero Fabio? Sì, sì, tu giochi i numeri? No. No, vabbè, insomma non ti interessa i numeri.
i numeri all'otto. Non... Il mio numero fortunato è l'otto, visto che l'otto c'è, quindi può darsi che è un segno. Ah, il tuo fortunato è l'otto. Bene, Fabio. Allora andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ilaria, ovviamente tra poco ti inviterei, se è possibile, anche a mostrarci un altro assaggio del vostro spettacolo. Noi intanto riusciamo a fare una canzoncina, così dopo ci godiamo di nuovo i viandanti. Maestro Michele, vai. Ecco, lei si è messo ben coperto. Fa freddo. Brividi. Cosa vogliamo regalare ai nostri amici telespettatori? Cicerinella. Oh, Cicerinella con i compari. Poi chiuderemo davvero alla grande con i viandanti di Montevergine. Cicerinella, oh! Teneva Morrons, anche lei si è esibito con la principessa. Una volta di fare un ballo bellissimo da accudire, anche lei che è stata accudire, accudire nel senso bene, nel ballo. È stato un principe fantastico, vero Ilaria, il nostro Morrons. Ma di una gioia che davvero la trasmette a tutti, questo è fondamentale. Ecco qua, anche l'applauso grazie, arriva per Morrons. Principessa, come si è sentita accudita dal nostro Morrons? Benissimo, molto affettuoso e divertente. Ah, bene, ci fa piacere. Complimentoni, eh. Grazie, signor Ottavio. No, ma si figuri. La nostra televisione grazie. Per tutti Sir i nostri Morrons, giovani. Sì, il nostro Sir Morrons. Intanto si stanno preparando i viandanti di Montevergine, voi quando volete ci godiamo. No, lo possiamo fare anche adesso. Va bene, allora ci godiamo un altro viaggio con i viandanti di Montevergine. Cesare, come va? Ti piace questo spettacolo? I viandanti di Montevergine, rievocano il... Non li conosco, li ho visti già al Palio della Botte pure. Tu sei molto sensibile a queste iniziative. Certamente, sono molto importanti comunque. Stai preparando qualche poesia per me? Sì, parlavo con Carmine, il suo nipotino che non sta bene, sta nell'incubatrice. E dopo magari ci sentiamo.
Bene, facciamo un applauso ai viandanti di Montevergine, ma che bravi, che bello avervi questa mattina, davvero per una noi. Mattinata da incominciare. Ecco, prossimi obiettivi, come prosegue il vostro viaggio, il percorso dei viandanti? Noi continuiamo a studiare, a divertirci, ci incontriamo ogni martedì ed è un percorso gratuito, aperto a tutti. Ah, bene. Noi, quindi non si paga niente, basta solo voler stare in compagnia, in amicizia. Per chi volesse partecipare, Ilaria. Ogni martedì ci vediamo alle 20:30 nel centro sociale di Ospedaletto d'Alpinolo, perché ci danno questa possibilità gratuitamente di usufruire di un centro sociale. Quanti ne siete che avete sposato questa iniziativa, questo spirito? Credo che sia anche uno stile di vita, una filosofia. Sì, una filosofia, esatto. In realtà è questo quello che ci spinge, dicevamo, dei principi etici e morali cristiani di sostegno reciproco nella gioia, cercando di fare un cammino gioioso, divertendoci e sognando insieme, sognando che come in cielo sia così in terra, perlomeno tra gli amici. Poi cerchiamo di farlo con tutti in realtà. Sì, ci vediamo ogni martedì alle 20:30, dicevamo, e tutti possono partecipare. Noi per ora siamo 16, ma speriamo di essere di più. Come? Intanto uno già l'avete trovato, è Morons, che farà il 17. Sì. Il 17, sì, l'avete già trovato il 17 questa mattina in piazza. Iniziamo intanto a salutare gli amici, restate con noi. Intanto Ciro, vieni, così ricordiamo anche l'appuntamento del Natale che arriva a Borgo Ferrovia oggi pomeriggio. Questo pomeriggio alle 16 alla stazione di Borgo Ferrovia. Vi aspettiamo. Regali per tutti. Per bambini e per tutti. Ah, per bambini solamente, per noi un po' più adulti. Anche per voi, bambini dentro. Allora, alle 16 a Borgo Ferrovia, esatto. Che arriva Babbo Natale e tutta la regia compagnia. Esatto. Vi grazie aspettiamo. Ciro, salutaci gli altri di Borgo Ferrovia. Noi abbiamo anche le poesie, abbiamo i versi la mattina, perché bello. È il buongiorno anche in versi con il nostro caro compare poeta e con Cesare, che tra poco sentiremo. Oggi con tanti mezzi non si riesce a dire buongiorno. Prima della sveglia trillante, dei cellulari squillanti, era il gallo che all'alba ogni mattina col suo verso di chicchirichì ci si svegliava. Cantava all'alba e ci si svegliava pieni di speranza. Sin dall'antichità i contadini avevano galli e galline, le galline per le uova e i galli per guardiani. Alle prime luci dell'alba annunciavano il nuovo giorno e tutti dicevano buongiorno. Oggi con tutti i mezzi meccanici non si riesce a dire buongiorno, dobbiamo imparare a svegliarci non con i mezzi meccanici, ma col pensiero di incontrare un amico o una persona qualsiasi dicendogli buongiorno. Un buongiorno strillato non con i mezzi meccanici ve lo offrono i tre compari insieme alle emittenti locali Prima TV e Telenostra. Il nostro compare è poeta, sì. Cesare, ecco, una dedica, Cesare. Siamo agli sgoccioli delle festività, siamo al centro della città. Nonostante il freddo e l'umidità, nella Piazza della Libertà, l'Ottavio Band è comunque qua. Vola basso l'usignolo, disinvolto e indisturbato, sulle note di un pezzo mai cantato. Siamo qua con i viandanti e i tre compari, con Peppino e la perturbazione, con Genovese, amico leale, quasi sempre una persona speciale, e con Morrose, il barone rosso, aspettiamo la Befana, guardando il cielo speranzosi, con l'ottimismo dei fantasiosi. Bravo! Abbraccio al volo, ma noi abbiamo anche... Prego. Non voglio raccontarvi una mia poesia, ma una vecchia. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi se vuole essere, lieto sia, del domani solo monnezza. E là, vedi? Abbiamo anche le previsioni meteo, quindi penso che per voi sia interessante sapere se potete continuare giorni, il viaggio. Esatto. Sì, allora le previsioni meteo, però ci manca la sigla, caro Meteopep. Ci manca la sigla, siamo ancora in un clima di festività natalizie. Siamo proprio alla fine. Le cose dolci, le cose belle, dulcis in fundo, si dice. Quindi la sigla fa così. Cingombe, 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 cingombe. Questa è la sigla, adesso le previsioni. Ecco. Prego. Vai, Meteopep. Quindi oggi ci speriamo un cielo coperto
da qualche pioggia, poi domani migliora, migliora e sarà miglioramento a lunedì, a mercoledì saranno delle belle giornate. I venti saranno deboli da sud, però tendenza a ruotare da nord perché arriverà aria artica, fredda, porterà neve, acqua e neve. Sperando di arrivare una buona Befana, un buon tempo. Questo è un suo augurio. E Meteo Peppe stava finendo la stava finendo. La quindi come densità dei venti saranno moderati o forti da nord. Bene. E porteranno a gelo e neve in Italia, in tutta Italia. Poi dopo migliorerò e poi peggiore migliora. Questo beh, è il tempo. Così si alterna il tempo. Intanto una sorpresa, spero gradita, per i nostri amici e spettatori, perché ci vedremo anche lunedì. Lunedì per l'Epifania, però mi dico dei saluti. Di salutare Katia e Ciro da Quattro Grane e tutti i miei fans, un miglior augurio. È un buon anno. Bene, allora salutiamo il nostro Meteo Peppe, ci vediamo lunedì, ovviamente anche con buongiorno. Salutiamo il lottolo, rinnovo gli auguri a tutte le irpine, questi sono i numeri. Mi raccomando, il 22 a Palermo, occhio. Occhio al 22 a Palermo. Grazie per il regalo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille, restate con noi per la sigla perché ecco, grazie, ma che bello. A doppio uso, per bere e per l'elemosina. Grazie mille. Brindiamo con i viandanti e con gli amici dei spettatori, che ne sono tanti anche questa mattina. Tanti. Grazie mille, restate con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Restate con noi. Salutiamo i ciao, 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 ciao. Alla prossima, ci vediamo. Arrivederci a tutti. Ciao, Carmine. Ciao, grazie. Vai con i tuoi compari. Tutti quanti insieme per i saluti finali, tutti quanti per l'immagine di chiusura della nostra trasmissione con il quadro finale. Ciro, vieni pure tu, sei stato uno dei protagonisti del nostro Chiacchiere e Caffè. Al prossimo appuntamento noi ci vediamo lunedì con la Befana. Una buona giornata a tutti voi, amici cari. Ciao.